cominciare la partita tra Sky Jumpers e Atletico Capodichino. Mauro, cognome tuo! Questa è la sesta giornata della fase a gironi della decima edizione del Crone. Sky Jumpers che si schierano in campo con il ritrovato Ciaramella tra i pali. Poi Ruiu, Covini, Cantogaio e Mele a completare il quintetto titolare, mentre in panchina c'è il numero 36 Milone. Per quanto riguarda invece l'Atletico Capodichino, si schiera con Danna tra i pali, Caiafa, Barsi, Covino e Borgia a completare la squadra titolare. Non ci sono panchinari tra le file degli arancioni. Arancione e Celesti che all'ultima giornata a Ace Barsi. Attenzione Caiafa. Dicevo che tra Celesti e Arancioni c'è un ruolino di marcia simile per quella che è l'ultima giornata disputata, perché il Capodichino viene da due vittorie e due sconfitte ultime consecutive, mentre gli Sky Jumpers l'ultima partita contro il Real Madrid ha perso per 4-2, 5-2 anzi. Quindi l'ultima giornata non ha sorriso a nessuna delle due squadre in campo, quindi chiaramente questa qui sarà da riscatto per entrambe le compagini. Caiafa, il fallo laterale battuto, Covino regala palla a Ciaramella che prolunga per Cantogaio che invita a rinvii rasoterra il portiere capitano. Danna, passaggio a Barsi, quindi Borgia premiato tra i migliori della settimana, quindi Barsi, pressing di Mele, Borgia buono ed elegante il pallone per Covino, quindi Caiafa arretra su Barsi, Borgia, passaggio di nuovo per Barsi, Covini sull'allungo di Barsi, devia in fallo laterale, pallone lungo di Barsi, Caiafa di testa, c'è un fischio dell'arbitro, dice là, c'è un fischio dell'arbitro, fallo per gli Sky Jumpers, avevo visto indicare col dito, credevo fosse addirittura calcio di rigore. Comunque trattore in possesso palla, Mele, Covini, pallone lungo in avanti a cercare Ruiu, il destro sul fondo, con le mani va battuto il fondo, con le mani va battuto il fondo, Borgia, Barsi, di nuovo Borgia, Borgia, il destro! Ehi, ragazzi, che tiro di Borgia! Che comunque impegna Ciaramella. Fallo di fondo. E Covino da palla a Cantogaio a centrocampo. Il ricevente dal rinvio dal fondo la può ricevere in aria. Mele, Ruiu, Cantogaio, Covini, pressato da Covino che tocca per ultimo, fallo laterale per gli Sky Jumpers. Ruiu, Covini, avanza il 13, Mele, difesa alta degli arancioni che recuperano palla, Cantogaio evita Covino e passa a Covini, da Covini a Ruiu che evita Caiafa e quindi si accentra, ancora Ruiu evita Caiafa sulla corsa, pallone in mezzo, non c'è nessuno, rimessa dal fondo, rimessa laterale, Barsi, pallone per Borgia che fa segno a Caiafa di avvicinarsi, quindi Barsi, passaggio di nuovo per Borgia, quindi Caiafa, Barsi e Borgia, questo è il triangolo del Capodichino.
Bravo Cantogaglio che recupera palla. Un rimpallo favorisce il numero 17. Pallone per il trattore. Buona idea per Cantogaglio, recupera palla però Mele, il destro, Danna respinge. Quindi Borgia. Ancora Borgia che avanza come un treno. Caiafa però non riesce a mantenere il pallone in campo. Fallo laterale per gli Sky Jumpers. Cantogaglio sistema il pallone, quindi Covini sale il numero 13, Cantogaglio, Covini, Mele all'indietro, Ciaramella si avvicina e riceve Cantogaglio, quindi di nuovo Mele che si accentra evitando Borgia in velocità. Mele, il destro, Danna respinge il calcio d'angolo. Covini riceve palla, il destro, Ruiu, palo! E poi Mele, il destro, 1-0! L'involontario tocco di Mele, di Ruiu, favorisce il tap-in di Mele, che è al primo gol su questo campo. Comunque complimenti per il palo, eh. 1-0, cambia il risultato. Borgia, Varsi, Covino e Caiafa si intercettano da soli. Caiafa scivola, aiutato da Ruiu, a rialzo Varsi. Fallo laterale battuto. Complimenti Popale. Covini per Cantogaglio. C'è Mele largo a destra. Punta Borgia che lo mette a terra. Non c'è fallo, dice l'arbitro. Borgia avanza, Ruiu bravo qui, ancora Borgia prima di Cantogaglio. Si accentra, Borgia respinge Cantogaglio, poi attenzione Borgia, a terra Ciaramella senza fare fallo. Ancora Borgia, Caiafa, il destro, Ciaramella respinge in calcio d'angolo. Che vuoi da me? Caiafa, il cross, Ciaramella respinge a mano aperta e poi Cantogaglio addomestica la sfera, scatta in avanti Mele, però il passaggio buono di Cantogaglio finisce tra le braccia di Danna. Borgia, passaggio a Varsi, destro rimpallato da Covini. Bravo Covini che si allunga passando a Ruiu, allarga per Mele, Ruiu! Troppo veloce il passaggio di Mele, nonostante la porta vuota, Ruiu ha battuto a lato. Danna per Borgia. Covino allarga il gioco per Varsi che punta Cantogaglio. Varsi, Covini, poi Covino riprende il possesso del pallone, il capitano degli arancioni. Mele in pressing, ancora Covino riesce a tirare. Ciaramella fa sola sfera. Ruiu, pallone a Covini, quindi Mele, nuovo Ruiu, allarga per Cantogaglio, pressing di Caiafa, Covini in qualche modo, poi Cantogaglio in qualche modo riesce a guadagnare il possesso, cede palla a Ruiu, c'è larghissimo Mele che si prepara al destro, Danna respinge, bravissimo il portierino del Capodichino. Quindi Varsi, uno contro uno con Mele, avanza Varsi sulla linea per Covino, allarga il gioco, Cantogaglio di testa, Ruiu, quindi Covini sul pressing di Covino, Covini allarga per Cantogaglio che a sua volta allarga il gioco, ciao Jack,
per Ruyu. Quindi Mele, il tocco però sbagliato. Recupera palla Borgia, pressing di Mele, Caiafa a cercare Varsi che supera il centrocampo. Bravo Cantogaio che gli fa perdere un tempo di gioco al capocannoniere del capo di Chino. Passaggio all'indietro per Borgia che prova il tiro, Ciaramella in due tempi, blocca la sfera, la Ciaramella a Ruyu che può salire, passaggio per Cantogaio. Covini, pallone lungo per Cantogaio che però non capisce la giocata, fallo laterale per il capo di Chiro. C'è il fischio dell'arbitro, no, ma c'è il fischio dell'arbitro, la rimessa. Covini, di clavicola Ruyu. Antonio, Anto, vada un attimo spray a chi l'ha tu campo. Varsi sulla linea, recupera palla Covini, Ciaramella di prima per Mele in qualche modo, poi Caiafa a cercare Covino, quindi Borgia. Covini bravo qui in anticipo su Varsi, è solo però Covini, punta Borgia, si gira ma non c'è nessuno, pallone alla cieca per Mele, bravissimo Varsi che recupera palla e sale, contropiede, 2 contro 3, Ruyu in qualche modo, poi Covino la rimette al centro di testa, Ruyu allontana, recupera Covini, sombrero su Varsi, quindi ancora Covini in possesso palla che viene atterrato da Covino, calcio di punizione per gli Sky Jumpers. Ruyu, Mele, passaggio per Ruyu, poi danno ancora Ruyu, respinge il pallone la difesa degli arancioni che può ripartire con Varsi, il destro ragazzi che gol di Varsi, 1-1, gol eccezionale del capodichino, pareggio della squadra di Covino che fa 1-1, grandissimo gol di Varsi. Dove gioca? Dove gioca? Varsi, dove gioca? Non ha squadra. Trovate le forte, forte, forte. Da Ruyu accanto a Gaio. Ragazzi, un destro di Varsi eccezionale. Canto Gaio per Mele. Covini. Di testa Borgia, allontana. Poi Caiafa per Borgia, giocano bene gli uomini di Covino, poi Mele non la mantiene in campo, fallo laterale, Cantogaio in anticipo su Varsi, quindi fallo laterale battuto, non vorrei capire che cosa è successo sull'altro campo, non si gioca più. Lorenzo, ma che è successo? Covino, pallone in mezzo, Covini di testa, fallo laterale per gli arancioni. Caiafa, passaggio a raso terra a cercare Borgia, il destro di Borgia, respinge Mele in fallo laterale. Varsi avanza, Varsi, ultimo tocco di Covini, dice l'arbitro, fallo laterale per il capo di Chino, però pallone è sbagliato qui dagli arancioni, fallo laterale
per i celesti che rallentano la rimessa in gioco. Un canto gaio qui. Covini fa salire Ruiu, trova centralmente Mele che si prepara al destro, Danna respinge in calcio d'angolo. Canto gaio alla battuta, Mele fa movimento, Danna respinge e poi Borgia recupera palla per il contropiede degli arancioni, evita Covini, ancora Borgia, pallone per Covino, Ciaramella in qualche modo, ancora Covino esterno della rete, contropiede pericolosissimo degli arancioni che non concretizzano. A difesa spalancata, due celesti. Ruiu, canto gaio, scatta in avanti Mele, ancora canto gaio che però recupera palla qui dopo il rimpallo su Covino, non preciso nel passaggio per Mele, fallo laterale per l'Atletico Capodichino, ma c'è un cambio, dovrebbe esserci un cambio tra le file gli Skies, l'arbitro non se ne avvede, recupera Cantogaio, la finta, il destro di Cantogaio e poi Borgia, un fischio dell'arbitro, fallo in attacco dice l'arbitro, calcio di punizione per il Capodichino. Da Borgia a Varsi, siamo al 16° minuto del primo tempo, punteggio di 1-1 tra Skyjumpers e Capodichino. A Mele ha risposto un grande gol di Varsi che ora in possesso palla, sbaglia il passaggio per Caiafa. Pronto a entrare Milone che silenziosamente attende il suo turno. Covini a cercare canto gaio, quindi Mele cede palla a Ruiu che ha un po' di spazio ma è costretto ad accentrarsi, contrastato da Varsi, poi arriva anche Caiafa, c'è un fischio dell'arbitro, non è suo, il destro di Ruiu, c'è un altro fischio. Quindi cosa succede in questi casi? C'è una palla contesa, vediamo un attimo, questa è una cosa che non è che succede poi così spesso. In effetti il fischio ha tratto in inganno un po' tutti. Quindi Ruiu, eccolo qui, rimessa in gioco per gli Skies in fase d'attacco, attenzione, recupera palla Covino, poi Covini dolcemente deve in fallo laterale. Caiafa si avvicina e riceve Varsi, all'indietro Borgia, anzi Danna, quindi ora Borgia. Bravo Cantogaio che recupera palla, 3 contro 2 Mele, bravissimo Borgia, attenzione scivola Caiafa, Borgia evita Covini, ancora Borgia, pallone per Covino su Ciaramella e poi Covini, destro in calcio d'angolo. Borgia all'indietro per Varsi, il destro Caiafa, 2-1 2-1 Capodichino, ribalta il risultato, la squadra in arancione che si arrabbia tra di loro, intanto esce Cantogaio ed entra Milone a fare un po' di dare un po' di muscoli in difesa. 2-1 Capodichino. Milone, Covini, pressing di Caiafa, Covini, passaggio per Ciaramella, di prima per Milone, avanza il 36, quindi Mele, Ruiu, punta Borgia, quindi Milone, Mele, di prima a cercare Milone, poi la difesa del Capodichino allontana il pericolo con Varsi che avanza, taglia il campo, Covini in qualche modo, Covini non in forma stasera, poi Milone di fisico contro Varsi che però non molla il possesso palla, Ciaramella deve in calcio d'angolo, ragazzi, Varsi è un pericolo pubblico, difficile da controllare, Covini non proprio perfetto, dicevo prima, cross in mezzo, Ciaramella di testa, Varsi anche di testa è pericoloso, quindi Covini per Mele è solo nella metà campo avversaria, Mele contro Borgia che deve in fallo laterale. Milone si prepara al tiro, passaggio per Mele, si allunga sulla destra, si allunga troppo, rimessa dal fondo, oh,
Caiafa. Scivola Varsi che tocca con la mano, calcio di punizione. Battono subito gli Sky Jumpers, da Mele a Ruiu, Ruiu uno contro uno con Borgia che è bravissimo a rubargli palla e a guadagnare anche la rimessa dal fondo, bravissimo Borgia. C'è un fischio dell'arbitro. Ma settimana prossima si gioca la prima palestra 17, l'ultima dell'anno. 2 a 1 gli arancioni. 5 minuti al primo tempo. Grazie. Ma ce la sembra prima 10 anni fa. Smara che tras. Covini il destro, paratona! Mamma è parata! Sì. Solo a me! Paratona di Danna intanto sul tiro di Covini e poi Ruiu ci prova dal calcio d'angolo. No, 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 solo a me, ragazzi. Fatti il giro e me li dai. Vieni là, vieni là, vieni là. Vieni qua, vieni qua. Domi, vieni qua. Non c'è il braccio di Borgia, respinge correttamente a detta dell'arbitro. Ancora fallo laterale, Covini riceve da Milone, il destro di Covini alto. Avvocato, tu devi dare l'iscrizione, tu scordate. Calcio d'angolo. No, no, è un promemoria. Bravo Varsi che recupera palla sul calcio d'angolo. Ancora Varsi, pallone in mezzo, Covino libero su Ciaramella e poi Covino sbaglia qualcosa di facilissimo. Pallone che si spegne sul fondo per gli Sky Jumpers che stanno perdendo 2-1 contro l'Atletico Capodichino. Ruiu riceve da Ciaramella. Milone. Mele. Il tacco per Ruiu. Buona idea di Mele, fallo laterale però per gli arancini. Covino, Borgia, Covino, di nuovo Borgia, scatta in avanti Covino, Caiafa, esterno, si accentra Caiafa, 3-1, 3-1 Capodichino. Non perfetto Ciaramella nella presa, né Ruiu né Milone né Covini sono andati a contrastare Caiafa che libero si accentra dalla destra e fa il gol del 3-1 a ridosso del duplice fischio dell'arbitro. Tanto è entrato Cantogaio al posto di Mele, forse debito di ossigeno. Covini, pallone per Cantogaio, di nuovo Covini, di prima per Ruiu. Caiafa che di faccia. Il campo tu lo devi sapere prima, perché io allora io non posso rispondere perché io faccio una cronaca. No, ma pure la foto. No, no, tutto a posto, tutto a posto. No, non mi prendere a male, era un promemoria. Puri ti voglio bene. Fallo laterale per... no, calcio di punizione per i celesti. Cantogaio scatta in avanti Ruiu. Cantogaio prova d'esterno però Borgia recupera. Sale Varsi, destro di Varsi sul fondo. Grazie. Pericolosissimi gli arancioni. C'è il fischio dell'arbitro. Proteste del capitano del Capodichino per un fallo non visto dall'arbitro. Onestamente non l'ho visto neanche io. Covini. Milone. Ciaramella. Sbaglia il rinvio Ciaramella. Fallo laterale per gli arancioni. Celesti che non trovano le misure. Ma io com'è andata? Bravi. 7 gol, mio caro. Ma tu sei bravo. No, è che sei un po' così. Covini, Cantogaio! E perdono un tempo, perdono tutti i tempi di gioco gli Sky Jumpers. Covini, Cantogaio.
Poi bravo Barsi. Come sei? Lui aiuta il calcio d'angolo. Non è mezzo, allontana Borgia. C'è Milone che passa il pallone a Ciaramella. Covini. Pallone per Ruiu, paratona di Danna che in due tempi blocca la sfera, ragazzi. Grande portiere, questo del capo di Chino, ho portato io. Di testa Milone. Pallone laterale. Ragazzi, mi chiamate voi quando avete fatto. Grazie. Venite a portare qua. No, basta che tu me l'hai a cifri, il resto figura. Borgia il destro! Esterno della rete, pensavo fosse gol. Cazzo, freddo umido. Milone, taglio per Ruiu che guadagna fallo qui su Covino. Voglio i soldi, se io sto facendo la telecronaca che mi dovete dare più al centro. Quant'è? Mi fido? Mi fido? Ma chi è il capitano e tu non ci sta? Sul pallone, che tiro libero, pensavo fosse calcio di punizione. Ruiu, paratona di Danna e poi Borgia allontana il pallone. Fischio, duplice fischio, punteggio di 3-1 tra Sky Jumpers a Capodichino. Fino ad ora il migliore in campo è questo qui, il portiere. Questo qua, il portiere, il migliore in campo. Sta per ricominciare il secondo tempo tra Sky Jumpers e Atletico Capodichino. Vantaggio del Capodichino di 3-1. Il solo gol di Mele che ha portato in vantaggio i celesti. Portato in vantaggio i celesti. Poi c'è stata la triplice risposta degli arancioni, che con Barsi insomma stavano infilando per la quarta volta. Chiaramente Sky Jumpers in netta proiezione offensiva. Mele evita Covino, quindi Covini. Non è per Canto Gaio, fallo laterale. Sì, sì, vabbè, ma sono cose che non si fanno, non ti preoccupare. No, ma questo arbitro qua, ma non si fanno, perché cioè, non vieni proprio più, che non è che tu scegli le partite d'arbitrare, non c'è un altro che dire. Ruiu, pallone per Mele, a destra per Ruiu, il gol di 3-2, accorcia le distanze Ruiu, che infila Danna. Tanto non so se diciamo, il tifo dei partenopei è proprio sincero, va detto, però noi apprezziamo. Covini, attenzione, Ciaramella, rinvio lungo a cercare Mele, lo stop del numero 14 colpito alle spalle da Covino, non c'è fallo dice l'arbitro, quindi Caiafa, ottimo filtrante di Varsi, però c'è il fallo qui di Ciaramella, calcio di punizione per gli arancioni. Devi fare i cazzi tuoi, devi andare a giocare, non devi parlare con me. Ma la settimana scorsa non ti permetto di parlare con me. Io sono l'organizzatore. Arbitro, è scivolato, ma la mamma. Fuori con piede, fuori la mamma. La porta sta andando. Allora, calcio di punizione per il Capodichino alla battuta Borgia. Ciaramella vicino alla barriera, Covini che si copre il braccio, Ruiu a vedere l'arbitro e poi il tiro di Borgia direttamente su Ciaramella. Canto Gaio si fa sentire, l'esperienza dei vari campionati. Covini per Ruiu, che chiede velocità, sale il trattore, colpisce Covino, quindi c'è il fallo laterale per gli arancioni. Borgia, Barsi che evita Mele, Borgia, attendisti celesti, si fa vedere Covino, eccolo qui sulla fascia. Borgia rallenta il ritmo, pressing di Canto Gaio, quindi Caiafa va a prendere palla,
Nella prima metà campo c'è il calcio d'angolo. No, rimessa dal fondo, dice l'arbitro. No, calcio d'angolo. No, non so stato, non ci capite. Ammonito Canto Gaio. È espulso Canto Gaio. Ah no, scalzo, dai, è assurdo, eh. Ma che sta facendo? Ribattere? No Paolo, guarda, non te ne andare che dopo rientri, non te ne andare. 3 minuti di rientri. Se te la vuoi mettere la ferma te la metti, no? Vabbè, ci sono. Borgia. Pallone a cercare Barsi. Quindi Borgia. Attenzione, Covini esce, pallone in mezzo, Covino 4-2. Perché è uscito Covini? Perché è uscito Covini lì? Quindi può rientrare? Può rientrare? Può rientrare Canto Gaio? Perché si ristabilisce la parità numerica? Tranquilli, 4-2 il punteggio. Ruiu per Mele, chiuso dalla difesa degli arancioni che recuperano palla. Nervosi gli Sky Jumpers. Calma. Borgia, messa dal fondo. Ah no, calcio d'angolo. Cambio battuta, quindi rimessa dal fondo. Covini, Ruiu, buonissimo il pallone per Canto Gaio che fa 4-3. Che bel passaggio di Ruiu. Vai, 4-3 il punteggio. Borgia, Barsi, pressing di Canto Gaio che recupera palla, c'è fallo, dice l'arbitro. Calcio di punizione, forse un po' puntato dall'arbitro Canto Gaio, perché è andato, diciamo, un po' duro, però è andato abbastanza sul pallone a mio modo di vedere, ma comunque decide l'arbitro. Barsi contro Mele che deve il fallo laterale. Buono il tocco di Caiafa per Barsi che si accentra e infila Ciaramella. 5-3. Canto Gaio per Ruiu. Ancora Ruiu, sbaglia qui il passaggio per Canto Gaio. Quindi Covino, pallonetto, Covini di petto, Mele, Ruiu, Canto Gaio, Borgia in anticipo. Recupera il 13 dei celesti. Mele, il destro, traversa. Ruiu di testa, Canto Gaio, destro. Non c'è fallo qui. Voglio dire, se il metro di giudizio è lo stesso, così come c'è stata la scivolata di Ciaramella, dovrebbe esserci anche scivolata di... Mi faccio un po' il tifoso, però insomma... Comunque. Covino con la spalla. Ma... Vabbè.
Hai ragione, adesso vedo, perciò, allora perciò io l'ho fatto venire qua. L'ho capito, sì. Perché lo volevo vedere io. L'ho capito, sì. Mele. Calcio d'angolo, Covini, Cantogaio, ottimo il gol di Cantogaio che fa 5-4. Caiafa, Borgia, Barsi di prima, il tocco sbagliato, fallo laterale per i celesti. Anzi no, si è uscito adesso, Covini, Ruiu. Avanza Ruiu, ancora Ruiu contro Covino, recupera Borgia, ancora Borgia che si allunga sulla destra, pallone per Caiafa, esce Ciaramella, scivolata, fondo. Cantogaio si gira, il destro in fila d'anno e fa 5-5, tripletta di Cantogaio. Caiafa, prego. Appunto io la rimonta. Primo, allora, al primo tempo Cantogaio 0. Poi secondo tempo espulso, tripletta. Cioè, un'altra persona. Attenzione Barsi! Respinge Ciaramella. Ragazzi, la partita non è naturalmente finita, eh. Siamo appena al decimo minuto e il punteggio è di 5-5. Rimessa laterale per gli Sky Jumpers che approfittano del cambio battuta. Covini, passaggio per Ruiu, attenzione a Borgia che evita Ruiu, che becca Ruiu. Tanto Gaio non ci arriva, però tocca il pallone. Quindi fallo laterale per gli arancioni. Paolo, ah, perché pioveva, perciò non l'hai visto, perché venne l'ultima. No, venne alla prima all'Ateneo. Contro Vengeance. Di petto Caiafa si nasconde, non si era nascosto, era salito bene Cantogaio. Barsi. Non c'è Cantogaio in pressing, c'è Mele che recupera il pallone. Passaggio per Cantogaio che però guadagna fallo. Questa è esperienza, vedi? Questa è esperienza. Calcio di punizione. Esattamente. Allora, calcio di punizione per gli Sky Jumpers. Allora, si allontana Ciaramella, sul pallone ci sono Mele e Ruiu perché si è allontanato Cantogaio. Credo batta Mele, così è infatti! Barriera calcio d'angolo. Mele, pallone a Covini, quindi Cantogaio sbaglia Covini. Recupera Barsi. Attenzione, Caiafa si accentra, Ruiu respinge, recupera Mele in qualche modo per Cantogaio. Si accentra Cantogaio, allarga per Mele di sinistro, evita Caiafa, il destro di Mele sul fondo. Ma tu bravo Covini di petto. Mele si fa male, Covini si è fatto male. Ma tu hai passi, tu vuoi dire? A me, ripeto, non so se sono sincero questa cosa, però è simpatico perché tra due squadre rivali c'è... No, ma perderemo sicuramente sia stasera che con voi, chiaramente. Ruiu che fa 6-5 e ribalta il risultato. No, chi le ho più scemi. Borgia, Barsi, bravo Cantogaio, sinistro sul fondo. Ah, io ci sto, partita qui, ci sta.
è finita, Barsi! 2 contro 1! Cantodaio, Nele! Fallo! Ma tu sei mai visto una cosa del genere? Ammonito, non ho capito chi. Non ho capito se. Ma è gol, falli continuare e poi chi ci fallo? Come no? Ha già fatto gol! Vale, sei gioca! Allora, alla battuta si allontana Covini, ci va Mele. Destro di Mele, Danna respinge e poi Ruiu tocca per ultimo, fallo laterale per gli arancioni. Barsi, signore, Covini, Ciaramella, Ruiu, Cantogaio, ammonito Covino. Calma. Cantogaio avanza. Mele, il destro palo. E quindi Ruiu, il destro palo. Borgia. Ragazzi, Barsi per Boro. Canto a Gaio respinge, fallo laterale. Allora, quindi è espulso Covino, ammonito Covini, credo per proteste. Siamo al 17° del secondo tempo. Fallo laterale per i celesti. Mele, Cantogaio, Ruiu, Mele, Dario, fai che lo fate, stai a sentire a me. Covini, Ruiu, il tocco per Cantogaio che elude Caiafa. Ancora Cantogaio, il sinistro di Cantogaio, palo. Ah no, rimessa dal fondo, c'è stato l'esterno della rete. Sbaglia Caiafa, fallo laterale per i celesti. Mele, il tocco per Cantogaio, troppo lungo, Danna fa solo la sfera. Bravo Covini. Ancora Covini, Cantogaio, Covini, destro di Covini, sul fondo. Non si sbaglia questo cazzo di tiro però. No, Dario, fammi. Vabbè.
Questa no, no, credevo fosse carica al portiere, perciò non ho neanche commentato. Vabbè, diciamo che possiamo dire che mi permetto di dire che l'arbitraggio non ha, cioè l'arbitraggio ha scontentato ambo le compagini. Covini, Ruio, destro di Ruio, 7 a 5 il punteggio. Ernesto Covino è un bravo ragazzo, è un bravo ragazzo. Si lamentava dicendo che sta secondo me. Sì, ho sentito. Rientra Covino, io porto 19. Recupera Mele. Covino, pressing a tutto campo, il numero 22, che Ciaramella, Ruio, pallone che finisce a Danna, Bassi, Caiafa, sbaglia Caiafa, fallo laterale, Mele per Ruio, sinistro di Ruio, Danna respinge, quindi Borgia, tocco di Ruio, recupera Canto Gaio. Sì. Mele, attenzione, lui sinistro, non c'è il fallo, dice là. No, eccolo qua. Antonio, non pagare, adesso sì. Da Cantogaio a Covini. Ruiu. Esce, Varsi, no. Borgia, male, il destro di Borgia. Rimessa dal fondo per gli Sky Jumpers. Ciaramella. Ruiu. Sbaglia il pallone per Covini. Quindi Varsi avanza, palla al piede. Passaggio per Caiafa. Tocco di Varsi, bravo Cantogaio. Avanza il numero 17. Sta evitando anche Borgia, ma non evita Varsi che ne ha ancora. Angolo, fondo, fondo. Antonio! Se ne è giù. Mele, Covini, attenzione a Covino e ancora i due che un po' si beccano. Tiro di lì, bro. Vai per il pelo, Sacci. Come va a dire Sacci? Mele alla battuta. In corsa di Mele, il destro fuori, tiri liberi veramente brutti per i Covini. Pallone per Cantogaio, si fa vedere Ruiu, ancora Cantogaio di testa, Danna deve un calcio d'angolo. Borgia, pallone per Varsi, fuori. Oh, allora capitano tu, ma quando ce la fai a annullare le telecronache?
ragazzi, pigliatelo con campo. Hai il tuo capitano tuo, mettimi l'11. Non può fare né stronzate, ma detto come sempre. Varsi, il destro di Varsi, come che finisce sul fondo. Canto Gaio, evita Borgia. Avanza Canto Gaio. Destro di Canto Gaio, dai. Attenzione. Nele per Ruiu. Ancora Ruiu. Scivolata. Di Covino, c'è il fallo qui di Covino, dice l'arbitro. Tiro libero. Vediamo chi tira. Vediamo, batte Ciaramella. Se mi offerto, troppo subito. Ernest sta allargando veramente tanto. Ciaramella, il sinistro parato da Danna. Ragazzi, terzo tiro libero, terzo tiro... Cioè, grande portiere, grande! Una serie di tiri liberi degli Sky Jumpers, veramente eccezionale. Due minuti, dice l'arbitro, alla fine di questa partita nervosa. Ruiu. Insomma, le spalle, ultimo tocco di Ruiu. Vino. Borgia. Destro di Borgia sul fondo. Vieni un attimo, finisce la partita 7-5 tra Sky Jumpers. Diamo medaglia di migliore in campo a Canto Gaio prima di andarsi a fare la doccia veloce. Buona doccia. Grazie. Prego. Dani, di là, campo di là. Campo di là, stiamo a sentire là. Ragazzi, di là. È stato un cambio all'ultimo momento. Atletici! Di là! Sta Milone nello spogliatoio, vai! Come funziona? È l'ultima volta che vieni. Alle 10? 10 e mezzo, diciamo avvocato, non mi fa dire avvocato. Io e te siamo amici, mi permetti. Una figura. A me, fratello. Che squadra sei tu? Le cacate. Ah, perfetto. Pesola! Arrossai! E canne! Niente, la mezza! Sta a posto? Bene, fratello. Sta a posto tutto. Antonio non ci sta. No, Sei nuato? No.